Posizione una delle nostre straordinarie eccellenze. In questi anni abbiamo formato e forgiato il migliore servizio di emergenza urgenza d'Italia, l'112, che mette insieme tutte le centrali operative che c'erano una volta, e quindi carabinieri, polizia, vigili del fuoco, emergenza urgenza, con un unico numero che è in grado di rispondere e di filtrare. Ricordiamo che c'è il 65% delle telefonate inappropriato e quindi viene ridotto prima ancora di passare alle centrali di competenza, quindi un grande servizio anche in questo, un sistema che è anche fatto da risoccorso, è fatto da macchine con personale specializzato a bordo e che quindi riesce a in tempo molto rapido a essere lì dove c'è bisogno, cioè dove c'è un'emergenza, dove c'è un grande incidente. È un orgoglio per noi poter mettere a disposizione tutto questo lavoro di altre regioni che iniziano oggi con noi un percorso. È stato ricordato i progressi per l'elisoccorso, ci sono altri traguardi che intendete raggiungere per migliorare ancora il numero unico? L'ultimo sull'elisoccorso sono i visori notturni che superano anche le 100 campi da calcio che venivano illuminati da remoto ed è straordinario. Visori notturni che funzionano già a Como e nella Valtellina e da circa 15 giorni anche su Bergamo e Brescia. Quindi le parti più critiche della regione già si possono utilizzare i visori per fare il volo notturno. E poi adesso c'è di poter perfezionare sempre di più gli infermieri che sono sulle macchine per poter lavorare come se fossero dei medici con degli algoritmi che gli consentono di essere fortemente specializzati nel gestire l'emergenza. È stata citata l'app per gli stranieri, visto che andiamo incontro anche nell'estate, come può essere utilizzata, visto che è anche una novità. Sì, ricordiamo a tutti che c'è un'app che si chiama Where Are You, che è Areu, da scaricare, che consente intanto di essere geolocalizzati in qualunque momento, noi lo sappiamo, di fare delle telefonate sia chiamando, cioè parlando, sia invece non parlando quando sia un momento magari sia oggetto di un'aggressione, e poi si è profilati, e cioè si mette il proprio nome, cognome e la lingua, in modo che quando arriva la segnalazione si sa esattamente con chi si parla e la lingua che si deve parlare. In questo caso una persona è straniera, c'è subito un interlocutore che capisce nella tua lingua di cosa hai bisogno. Questa è un'azione fondamentale, un'altra grande eccellenza che ha colpito molto gli amministratori delle Marche.